Benvenuti alla seconda parte della seconda lezione dedicata alla tastiera digitale, o comunemente detta tastiera elettronica. Io sono sempre Francesco Casta Castaldi, questa è sempre la mia tastiera economica. Oggi è mercoledì 10 dicembre, finalmente ci stiamo avvicinando alle festività natalizie. Spero che questo periodo vi porti serenità, pace e spiritualità. Per me la musica è molto importante perché mi aiuta a mantenere sia la tranquillità e la pace interiore e aiuta anche la mia spiritualità. Io suono musica new age, synth pop e anche musica da colonna sonora, oserei dire, con anche influenze etniche. In questa seconda lezione, che faccio soprattutto a scopo hobbistico, perché mi piace farlo, vi dimostrerò alcune funzionalità delle tastiere elettroniche, delle tastiere digitali della fascia economica come questa, che costa meno di 200 euro. È un modello del 2011, attualmente dopo questa sono usciti due aggiornamenti. Le tastiere un po' più evolute, sempre con una cifra che non supera i 200 euro. Allora, partiamo da un 100, dal voice, che significa la voce, può essere chiamato timbro, voice, voce, oppure sample, sample significa campione. Quindi ci sono almeno tre parole italiane e due parole inglesi per dare la definizione di un suono prodotto da una tastiera. Allora, il primo sample che utilizzo è il 145. Il suono è quello di una celesta. Non è male. L'ottava è più bassa. Suono percussivo ma allo stesso tempo melodico. Adesso vi faccio vedere una prima funzione che trovate anche in tastiere di questo tipo, che si chiama dual voice, cioè aggiungere al suono principale un secondo suono. Dual voice. E come secondo dual voice scegliamo strings, che è il numero 047. Quindi abbiamo due suoni messi a layer in strato uno sopra l'altro. Infatti può essere chiamato anche layer sound, layer voice. In questo caso questa azienda ha deciso di chiamarlo dual voice. E cosa otteniamo? Su tutte le ottave abbiamo il doppio suono. In questa tastiera i due suoni hanno lo stesso volume, i volumi non sono regolabili. Su tastiere più costose è possibile regolare il volume dei due suoni in modo che uno sia predominante rispetto all'altro. Quindi questa è già una possibilità. La seconda possibilità si chiama split, no, si chiama split voice, sì, che significa una seconda voce che viene attribuita a una seconda parte della tastiera. Quando io spingo split voice, in questo caso di default questa tastiera mi dà il suono di, vediamo, fingered bass, che significa basso suonato pizzicato, che è uno strumento che suona oltre alla tastiera. Questo
Questo suono, questo punto, è il punto di split in cui io passo dal suono di basso elettrico, che va da qui a qui, al suono di quello di prima, cioè l'ensemble di violini insieme al celesta. Quindi da qui fin qui ho un timbro, da qui a qui posso avere un altro timbro o addirittura due timbri sovrapposti. In tastiere più costose è possibile avere due timbri qui e due timbri qui e anche stabilire il punto di split, che nel mio caso di default in questa tastiera il punto di split è sempre qui. In tastiere più costose è possibile metterlo qui, qui, qui. Ad esempio, io potrei avere l'ottava più acuta con un suono di violino e tutte le altre quattro ottave con un suono di pianoforte, ad esempio. Oppure in tastiere molto costose è possibile avere 3, 4, 5 zone diverse di split, quindi un timbro in questa zona, un altro timbro in questo, un altro timbro in questo, un altro timbro in questo. Quindi potrei passare da uno strumento all'altro semplicemente cambiando ottava. E poi si possono creare anche delle zone non a ottave ma con intervalli diversi, tipo da qui a qui un suono, da qui a qui un altro suono, quindi lo split non è necessariamente per ottava, ma può avere zone, intervalli diversi. Quindi finger bass, ok, questo è un piccolo esempio. Altra, questo è un suono di basso elettrico non molto realistico, ma che quando viene inserito all'interno di un brano dove ci sono altri strumenti, può, soprattutto a chi non suona il basso elettrico o non è molto esperto di timbrica, può passare come può essere scambiato per un basso elettrico vero. Quindi, estratti, estrapolati da un contesto di un brano, alcuni dei suoni presenti in tastiere di questo tipo non sono molto realistici, ma inseriti in un brano dove ci sono molti altri strumenti, possono creare dei risultati piuttosto buoni. L'ho sperimentato io all'interno dei miei brani. Allora, qui abbiamo il basso elettrico. Accendere e attivare un ritmo non è assolutamente malaccio. Cosa facciamo? Spingiamo style. Invece di scrivere rhythm in questa tastiera hanno preferito scrivere style, lo stile. È una tastiera arranger, quindi dotata di ritmi e accompagnamenti automatici. Spingiamo style e mi vado a selezionare lo 008, che è uno dei miei ritmi preferiti, si chiama hard rock. Io non ho un batterista qui presente, ma è come se lo avessi. Basso elettrico, batteria. Thank you.
utilizzato un ritmo di hard rock e per concludere ho inserito un ending. Un ending non è altro che un finale preregistrato all'interno della tastiera che fa sì che è un finalino per così dire. Molto piacevole da sentire, preimpostato, è sempre lo stesso, nelle tastiere più costose è possibile averne anche due o più ed è possibile anche memorizzarne di creati da sé, insomma. Proviamo a sentire. Questo è il ritmo base e questo con l'ending. Molto bello. Spero che questa lezione, anche questa, vi sia stata utile come la prima. E per concludere, enjoy yourself e alla prossima.